Solo pochi anni fa, realizzare una console come Legion Go sarebbe stato praticamente impossibile. Oggi però, grazie all'avanzamento dei nodi produttivi e ad architetture sempre più efficienti, è possibile creare delle console portatili abbastanza potenti da reggere buona parte dei giochi disponibili per PC. Cosa succede però quando si incontrano titoli della grafica eccezionale che richiedono risorse elevate per raggiungere la soglia minima dei 30 frame al secondo? Prima di parlarvene, vi invito a iscrivervi al nostro canale e a cliccare sulla campanellina delle notifiche per supportare il nostro lavoro. Grazie mille! Per capire se le nuove console portatili sono in grado di reggere dei giochi pesanti graficamente, ho messo alla prova Legion Go con tre titoli che rappresentano delle pietre miliari della grafica su PC. Sto parlando di Cyberpunk 2077, di Control e di Alan Wake 2. E ho aggiunto anche un titolo che in passato si è distinto molto per le esigentissime richieste hardware. Crysis, nella sua versione rimasterizzata, uscita nel 2020. Prima di addentrarci nelle prove, vi ricordo che Legion Go è basata su un processore AMD Ryzen Z1 Extreme, con architettura Zen 4 per la CPU e RDNA 3 per la GPU. Ci sono poi 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna, mentre lo schermo è da 8.8 pollici con risoluzione di 2560x1600 pixel. Iniziamo con Cyberpunk. Per la prova ho utilizzato una risoluzione di 1920x1200 pixel e impostato l'FSR 2.1 in modalità qualità. Come preset invece la scelta è ricaduta sui settaggi medi, spegnendo ovviamente il ray tracing. Il benchmark interno ha restituito una media di 39 frame al secondo, che scendono a 37 se si utilizza la console disconnessa dal cavo di alimentazione. Il gioco si è dimostrato perfettamente giocabile anche al di fuori del benchmark interno e anzi, volendo, sarebbe possibile azzardare qualcosa in più nel dettaglio puntando ai 30 frame fissi, o giocando un po' con la risoluzione e le varie modalità di FSR disponibili. Control è stato per molti mesi il gioco graficamente più impattante che si potesse utilizzare per i benchmark. Purtroppo il titolo di Remedy non ha un benchmark interno, per cui è davvero difficile dare un'indicazione precisa sul framerate ottenibile durante tutto il corso delle avventure di Jesse Faden nel quartier generale del Bureau of Control. Ad ogni modo, nell'area che ho utilizzato come test, Legion Go ha raggiunto tra i 35 e i 45 frame medi, il tutto ha una risoluzione di 1920x1200 pixel e con settaggi grafici su medio, tranne per quanto riguarda la qualità delle texture impostata su alta. Utilizzando la console senza alimentazione esterna, invece, siamo rimasti sempre tra i 32 e i 40 frame medi, senza cambiare alcun settaggio. Si tratta di un ottimo risultato e che permette di giocare con una grafica molto appagante, senza però rinunciare a una discreta fluidità. Alan Wake 2 è stato per distacco il gioco più difficile da gestire durante la prova, tanto che durante i primi tentativi non si avviava nemmeno. Per farlo partire su Legion Go bisogna lanciarlo aggiungendo all'eseguibile il comando no mem check. Ma anche questo escamotage non è bastato, visto che rimaneva bloccato nella schermata di caricamento. Così dopo qualche ricerca online ho scoperto che per far girare Alan Wake 2 andava installato manualmente un driver video più aggiornato, non ancora disponibile per le console portatili con chip Z1 Extreme, almeno nel momento in cui ho svolto il test. Una volta fatto questo, Alan Wake 2 è finalmente partito, ma le richieste hardware del titolo Remedy hanno messo a dura prova l'hardware di Legion Go, anche se molto dipende dal livello in cui si eseguono i test. I boschi, ad esempio, si sono dimostrati molto ostici da gestire, anche impostando i dettagli al minimo. Altri ambienti, invece, si sono dimostrati molto più leggeri. In definitiva, è davvero difficile dare un'indicazione generale delle prestazioni con questo gioco. Ad esempio, nella sequenza in cui Alan Wake deve attraversare i tunnel della metropolitana, Legion Go raggiunge una media di 33 frame al secondo sconnessa dall'alimentazione, con risoluzione di 1280x800 pixel e FSR2 attivo, ovviamente con i dettagli al minimo, mentre invece si sale a 38 frame al secondo collegando il cavo. Passando invece a una sequenza di prova nei boschi, non è stato purtroppo possibile mantenere le stesse impostazioni. Abbiamo dovuto disattivare del tutto i riflessi e utilizzare FSR2 in modalità prestazioni, quindi con una risoluzione di 640x400 pixel. In questo modo è possibile raggiungere una media di circa 30 frame al secondo, ma con una qualità grafica però non sufficiente. Del resto, Alan Wake 2 è uno dei titoli più pesanti oggi disponibili. Giocarci con Legion Go è possibile, ma bisogna andare incontro a dei compromessi in base allo scenario che si sta affrontando, e consigliamo fortemente di lasciare sempre connesso il cavo per spremere fino all'ultimo frame. Tutti i giocatori PC conoscono la domanda: ci gira Crysis? Questo perché per molti anni questo gioco ha rappresentato una vera e propria bestia nera per i computer da gaming. Solo i migliori riuscivano a farlo funzionare come si deve. Come si comporta quindi oggi su una console portatile? In verità, molto bene. Tanto che è possibile goderselo con impostazioni grafiche su alto, risoluzione di 1280x720 pixel e anti-aliasing attivo, raggiungendo circa i 46 frame al secondo nel benchmark interno con cavo di alimentazione collegato, mantenendo risultati molto simili anche senza cavo. Benchmark a parte, durante il gioco normale ci si può spingere anche leggermente più in alto con la risoluzione, raggiungendo così un livello di dettaglio davvero notevole. Ho scelto Crysis per questa prova più che altro per l'effetto nostalgia, ma anche perché dimostra i progressi raggiunti negli ultimi anni dall'hardware da gaming. Alla sua uscita nel 2007, nemmeno i PC più potenti riuscivano a gestirlo al massimo.
Oggi lo si può giocare con un hardware portatile, senza nemmeno usare l'FSR. Un risultato davvero notevole, che insieme alle altre prove che abbiamo svolto, dimostra come Legion Go possa essere utilizzato anche per giochi impegnativi graficamente, stando ovviamente attenti a regolare i settaggi grafici e la risoluzione di gioco su parametri adatti a questo hardware, e sfruttando sempre l'FSR quando disponibile. Siamo arrivati alla fine. Spero che questo video vi sia piaciuto, ma prima di salutarvi vi ricordo di iscrivervi al canale e di mettere un like al video. A presto e al prossimo video!